Ma a te, Simona, piacciono i piedi? Ti ho vista e pensavo di aver visto una fata. Ma come sei combinata? Ciao a tutti dal nostro caro Max Random! Ragazzi, oggi siamo qui su Fortnite perché, attenzione, siamo tornati più forti di prima! Vi ricordate quando verso il periodo di San Valentino avevamo rimorchiato una ragazza su Fortnite e ci aveva dato pure il suo numero di telefono? Visto che quel video vi è piaciuto molto, oggi siamo tornati insieme a lei per conoscerci meglio. Ma mi raccomando, però per questo video 10.000 mi piace tutti quanti, ragazzi, spolliciate e iscrivetevi al canale, ragazzi, non vi costa niente. Ovviamente supporto un creatore, Mero_MaxRandom, che è uscito la skin di Alien. Shoppatela tutti! Allora adesso direi di smutarmi, dai! Andate anche su Discord, così che non dobbiamo parlare dal gioco, così è più una roba facile, diciamo. Finalmente! Uè, Simona, come va? Da quanto tempo? È passato un sacco di tempo dall'ultima volta, come va? Sì, a me è tutto a posto, a te? Questa bellissima notizia di poter stare insieme a te e parlare un po' mi ha reso ancora più contento. Uè, raga! So potente! Che ci fai qua, Sopputent? Ma chi è questo? Il tuo amico? Vabbè, amico si va per dire. Sopputent, te ne puoi andare? Io starei facendo una cosa tra maschio e femmina. Capiscimi al volo, Sopputent, per cortesia. Come metti pronto? Non ci siamo capiti, te ne devi andare. Io sto cercando di inzuppa. No, vabbè, vai via, Sopputent, esci da sta lobby. Oh mamma mia, mi sa che questo non uscirà. Iniziamo una partita, facciamo finta che non ci sia. Va bene, va bene. Maledetto, sono potente! Ok, allora siamo atterrati. Simona, scusa un attimo se c'è stato questo intervento di questo essere. Non so se sia una persona, un animale, di un tipo non specificato e ancora riconosciuto dalla scienza. Bisogna imparare a conviverci. Oggi che cosa hai fatto? Mi vuoi raccontare qualcosa? Ho fatto niente, ho aspettato che mi invitavi, però finalmente mi hai invitato. Beh dai, io niente di che, ho fatto lezioni. Ma stai zitto, Mark, non ci interessa cosa hai fatto tu, pirla, zitto. Ma da quand'è che tu giochi a Fortnite? Ma avevi detto che ti facevi schifo, perché sei qua dentro? Ma perché Max e gli amici non si abbandonano mai. Ti ho visto online e sono corso. Non farmi parlare. Ormai ci sei, ti presento Simona. Ha 14 anni, è anche lei di Napoli. E praticamente ci stavamo conoscendo, ci stavamo un po' frequentando. E devo dire molto simpatica. E sinceramente, se me lo permetti, devo dire che sei anche una bellissima ragazza. Oh, anche tu, dai, è la stessa cosa per me. Ma io qua ho capito tutto. Il vecchio ingegnere Sopputente qua all'occhio colto. Qua voi volete fare tutto. Non si dicono queste cose! Me l'hanno mai insegnato! Max, ma guarda che ti ricordo che mi era cresciuto un nonno un po' particolare, diciamo. Che succede? Non ti credo, voi qua siete ancora alle prime armi. Ma io ci ho fatto un figlio, guarda qua! Hai già fatto un figlio, ma fammi vedere! Lo ammazzo? Povero figlio! Povero baby Sopputente, sarà durato 5 secondi, ma vabbè, lo ricorderemo per questo. È sempre stato nei nostri cuori. Vabbè, comunque, Sopputente, ti vuoi anche tu presentare alla nostra Simona? Ma sexy, io sono Sopputente, anche detto Ernesto Funesto, anche detto... Vabbè, se lo dice da solo, Io ho la faccia da pesce e niente, piacere di conoscerti, baby. Oh, piano con le parole. No, Max, ma non fraintendere, baby, è il mio cagnolino, la mia cagnolina si chiama baby, faccio baby. Vorresti dire che Simone è una cagnolina? Oh, Sopputente, mi stai facendo arrabbiare! Vabbè, ma sarà stato un fraintendimento, mica Sopputente voleva intendere qui. Ma visto che qua l'ambiente è un po' tutto acceso, no? Avevo intenzione di fare un po' di domande, sai, a me mi chiamavano l'uomo domandone. Ma un nome migliore non te lo potevi scegliere, Vabbè, Max, decidi tu allora, o uomo domandone o pisellone. Ho finito i materiali! Aiuto! Allora, visto che abbiamo perso, no? Okay. Bisogna pagare penitenza. Che penitenza vorresti pagare, scusa? E quindi Simona mi deve dare un bacino. Però può decidere lei dove. Non ci siamo capiti. Allora, ma tu forse non hai capito che Simona è, come posso dire, è la mia crush. Quindi io eviterei di fare queste domande, Sopputente. Se no potrei andare alle vecchie maniere e tirargli una sberla in faccia che si stende per te e non si rialza più. Cosa vuoi fare che sei un cucciolone? Vabbè, ma io non mi aspettavo questo tipo di penitenza con queste domande.
Cioè, però se devo rispondere sulla guancia sarebbe un po' troppo banale. No, guarda come esulta! Guarda come esulta, mamma mia, mamma mia! Dove glielo vorresti dare, scusa? Dimmelo, vai, dimmelo. Vabbè, sulla scena. Ma guarda, io personalmente non te lo consiglio, perché sto facendo una challenge su nonno Bruno. Chi si lava di meno, e non mi lavo da 3 mesi. Oh cavolo, vedi che non ti conviene, cara Simona. Ecco, la prossima volta io ci penserei 2 volte prima di rispondere a una domanduccia di sopputente. Simona, comunque ti potresti mutare un attimino, che qua bisogna parlare un attimo fra uomini, di affari, business. Ok, si è mutata, perfetto. Allora, sopputente, prima cosa, tu non sei un uomo. Seconda cosa, perché stai facendo tutto questo? Ti ho detto che ci sto provando con lei. Perché devi fare queste domande? Che poi va a finire male. Cioè, tra i freri non bisogna mai infamarci, no? Questa è la mia vendetta per quanto è successo con Rita. Ragazzi, chi di voi se lo ricorda? È vero che io feci una roba un po' mosca e gli rubai la crush al sopputente. Adesso non so che fine abbia fatto Rita, sinceramente. Cavolo, adesso si sta vendicando. Non posso permetterlo, non posso permetterlo. Uè, siamo tornate. Uè, Simona, vieni qua nella mia Lambo. Guarda che stile, invece. Non andare con quei pesci lì, la macchina da fruttivendolo. Ma cos'è questa roba? Andiamo a farci un giro a Miami Beach. Ma che se lo fa? Senza di me poi! Vai! Sì, che bello, Miami Beach, andiamo! Oh! Quindi, Simona, visto che ormai questo pesce qua è morto, ti volevo fare qualche domandina ancora. Ah, ancora? Come se non bastasse! Sei una vecchia volpe di quelle pro marce cresciute storte. Sentiamo sta domandina, vai! Sentiamo, io non mi oppongo perché poi sembra che sono io quello stupido. Allora, questa è una domanda veramente importantissima. Ma tu sei atea? Ma in che senso, atea sopputente? Perché che senso ha chiedere se è atea ora? Ma come, che senso? Non è quando hai fatto fichi fichi. Ma no, ma quello non è atea, quello è vergine. Mamma mia, mamma mia, ha confuso atea con me. Non ci posso credere. No, io sono felice in questo momento. Vabbè, non mi farò domande. Brava che hai risposto così, perché a un tipo come sopputente non bisogna, diciamo, assecondarlo. Cioè, perché se assecondi sopputente sei davvero finito. No, vabbè, in realtà è anche simpatico sopputente. Anche più di te. Ma come più di me? Guarda, lo faccio anche io. Anche io ce l'ho questo ballo, non è che... Ma come? Anche lei ha fatto il cuore. Oh, ma questi si stanno scambiando i cuori. Ma com'è sta cosa? Ma che vecchio sopputente fa conquiste. L'unica cosa che conquisterai saranno i villaggi su Clash of Clans. Ma come puoi andare davanti? Madonna, non ho parole, non ho parole. Uè, Max, non ti incazzare, stai chill, bro. Va bene, sto calmo. Allora, volevo fare questa domanda che... Ma a te, Simona, piacciono i piedi? Non sai perché te lo chiedo? Perché, sai, io sono uno di quelli che piace quando danno la sua, tipo, gli massaggi i piedi, gli accarezza, poi fa altre cose che non sto qua a elencare. E vabbè, però c'è un però. Ti avviso che puzza un po' di formaggio scaduto. Ragazzi, allora mi sono mutato. Se dice di sì, ha dei piedi che sanno di formaggio scaduto, di uno che ha la faccia da pesce, che va in giro in mutande probabilmente, allora davvero non ho capito niente della vita. Sì, dai, non sono male. Soprattutto poi se sanno di formaggio. Ma comunque adesso, prima di fare altre domande, volevo un attimo un feedback da parte tua. Cioè, sono un bravo ragazzo. Sì, però deve manca ancora quel punto per far nascere qualcosa. Godo! Ah, so io come fare! Aspetta un attimo che mi ingegno. Allora, come senti, ho preparato una grande poesia per te. Sicuramente l'avrà presa da Google, cioè non l'avrà mai scritta lui. È qui che ti sbagli, ragazzo mio. Sono diventato un grande poeta, pure su carta l'ho scritta. Oddio, una poesia, mi piacciono un sacco, soprattutto quella romantica, dai. Se mi colpisci, mi hai conquistato. Sentiamo, ma tanto sarà sicuramente uno schifo. Mi, bradipo, beve, brodo. Ok, ci sono. Ti ho vista e pensavo di aver visto una fata. Ma come sei combinata? Sei una figona con una poltrona. Facciamo un viaggio a Barcellona e ti lecco, visi? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Questa sarebbe una roba romantica. Ma come sei combinato una poltrona? Certo che solo tu le puoi dire delle robe del genere. Ma cucciolino, ma era bellissima. Ma com'era bellissima? Ma...
No, dai, Max, un po' mi dispiace. Puoi venire a fare da testimone di nozze. Ma come testimone di nozze? Ma se fino a poco fa eravamo noi a doverci fidanzare, adesso all'improvviso! Adesso all'improvviso sono potente arrivato e ti ha conquistato, adesso faccio io il testimone! No, non lo accetto! Questo non lo accetto! Basta, me ne vado! Me ne vado, sono potente! Questa me la segno e sappi che mi vendicherò! Adios! Ragazzi, sono furioso! Sicuramente mi vendicherò in un prossimo video. Voi mi raccomando, lasciate tutti quanti un like per un prossimo episodio, perché di questi due io mi devo vendicare. Ciao!